Ehi, lavori fanatici, io sono Drarz e bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Zaffiro Alpha Extreme Randomizer Nuzlocke. Nella scorsa parte siamo arrivati qui a Porto Selcepoli, abbiamo fatto un paio di catture, un bel po' di allenatori e oggi andremo a fare le cose veramente importanti qui. Ma prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su come al solito. Vi raccomando, Pokéfanatici, voglio vedere tanti 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 mi piace a questo video. Adesso! Non so se mettermi in fila con voi amici oppure scoprire direttamente cosa state tramando, ma credo che farò la seconda cosa. Quindi, dato che se non ricordo male lì dentro non si può ancora entrare, andrei qui. Spero di aver azzeccato l'edificio, ma credo di sì, ok. Ho visto il cartellino fuori, ho presunto che fosse un edificio importante, infatti dovevamo venire proprio qui a consegnare la merce? Sì? Sì, ok. Non a consegnarla, ma comunque è lui che ci sbloccherà tutta la situazione. Infatti adesso possiamo tornare al Museo Oceanografico. Oh, che bel nome. Guardate, la gente... hanno smaltito la fila in 5 secondi. Incredibile. Cose che nella vita reale non succederanno mai. Oh, oh, zitti! La musica di sottofondo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che bella! Ah, devo pure pagare? Oh mio Dio, già ho pochi soldi. Ah, che bella questa musichetta, ragazzi. Mi fa venire la nostalgia proprio. Ok, questo è il Capitano Remo. Ed ecco che arriva il team Fake Hydro a rovinare la festa e soprattutto a non farmi più sentire quella magnifica host. Bene, affrontiamo un paio di reclute. Gliela faremo pagare per benino. Shelder, ok. Ho cambiato un pochino l'ordine della mia squadra perché in effetti ho usato un po' troppo Omega. E c'è di nuovo Omega. L'avevo cambiato! Mi sa che tipo devo aver spento il 3DS senza salvare. Mio Dio. Forse perché ho salvato, poi ho cambiato l'ordine, ma poi ho spento l'ultima volta che ho registrato. Quando ho registrato l'ultima volta? L'altro ieri, sì, sabato. Allora, vediamo un po' che cosa facciamo. Mettiamo Valkyria, mi sembra di aver messo lei davanti l'ultima volta. Mannaggia! Sporco lancio. Oddio, mi lancio proprio il cestino dell'immondizia. Anche se comunque tenere Omega contro Shelder non sarebbe stato male, ma va bene, per variare un po'. Fuoco al colpo! Sbam, tanto lo buttiamo giù comunque. È solo uno Shelder. Sconfitta la recluta di Midro, che ha l'ombra al contrario comunque. Fantastico. Ah, adesso ci affronta anche lui, attenzione, attenzione. Mi sa che tipo l'ombra della recluta non è possibile modificarla e Mad Phoenix deve aver modificato la posizione. E quindi si è creato questo... Sul serio mi hai mandato a Unknown? Mi hai mandato a Unknown? Seriamente? Vabbè, oh, ti facciamo oltraggio e mi sa che... Non lo so, Unknown non ha delle grandi statistiche, però è un Unknown con vigore! Quante probabilità c'erano? Cos'è che ha usato? Non ho visto il nome della mossa, però ok. All'inizio mi sembrava distorto zona. Va bene, ciao Unknown, è stato un piacere, credo. Mentike, ok, lasciamo sempre... Omega, avevo detto che non avrei usato tanto Omega. Vi prometto che dopo questa lotta lo sostituisco. Lo metto dietro. Ciao Mentike. Tanto adesso queste belle reclute del Team Hydro mi sa che se ne andranno via a gambe levate. Così potrò tornare ad ascoltare la mia canzone, la mia host, la mia soundtrack. Per favore. Andatevene. Quelle erano le reclute 26 e 20. Oh mio Dio, Ivan, quanto figo sei.
Ma sei un figo, da paura proprio. Wow, ragazzi. Bandana rossa, completo nero. Devo dire che sembra veramente un boss malvagio. Quindi se ne va, sculettando anche. Ridatemi la mia musichetta. Ah, oh, ora va meglio. Molto, molto bene. Diamo la merce. E adesso il capitano Remo se ne va. Ah, ragazzi, che bellissima esperienza ogni volta. E direi che è arrivato il momento di abbandonarla questa città portuale, prima di tornare poi in un'altra città portuale, perché qui ovviamente c'è anche Porto Alghepoli. Mettiamo Valchiria davanti. E si prosegue l'avventura. Gli acquisti sono stati già fatti nello scorso episodio. Tolta tutta la parentesi di Ortilla, che non ci interessa. Siamo sul percorso 110, su cui abbiamo già fatto una cattura. Non possiamo usare la pista ciclabile, perché purtroppo il negozio di bici è a Ciclamipoli. Ma andremo per il percorso 110 a piedi, dopo che queste belle reclute si saranno tolte dalle scatole. Percorso 110. Quello di prima anche era 110, no? Sì, è tutto un lungo percorso 110. Qui ci dovrebbe essere anche la Quizzoteca e si dovrebbe... No, Mentania, stavo per dire, si dovrebbe andare verso Mentania, ma se non sbaglio Mentania è comunque a sinistra di Ciclamipoli. Oh mio Dio, Galvantula mi evoca bruttissimi ricordi con Poké Park 2. Chi è che mi segue dai tempi di Poké Park 2? Ovviamente non Poké Park 2 fatto l'anno scorso, intendo 2013, ragazzi, eh. Vabbè, io direi di fare braciere, dovrebbe essere super efficace tranquillamente, però insomma, non abbiamo lo stab, quindi... Oddio, mi sei riuscito a fare tuono! Perché solo io non riesco ad andare mai a segno con queste mosse? Ah, quante volte ho rischiato di perdere qualche Pokémon per colpa di queste mosse unexpected. Ah, via Galvantula mi dà sempre delle brutte esperienze, che sia nel 2013, che sia l'anno scorso, che sia adesso. Sempre. Vortex Palla. No. Anche perché poi ha 5 pp. Ok, Omega livello 23. Prossima scelta, Wooper. Cambiamo Pokémon e mettiamo in campo Adrian. Giustamente, a Fendifoglia io ancora, se non sbaglio, non l'ho usata per niente, quindi devo rimediare a questa brutta cosa. Ah, oh, ma salve, Wooper. Tu sei uno dei Pokémon più adorabili che conosco, ma purtroppo devo prenderti a fogliate. Ok. E poi la cosa bella è un Growlithe randomizzato, ma impara comunque Fendifoglia. Adoro. Così come adoro la rivista che aveva in mano la tipa con Smoochum sopra. Salve signora. Ok. Questa è la Quizzoteca, no? Tre passi e due passi per la favolosa Quizzoteca. Che ovviamente qui con il pad il movimento un po' più scorrevole rende meno, ma nei giochi vecchi dove un passo era un blocco, proprio facevi tre passi ed entravi. Fantastico. Qui abbiamo il percorso 103, su cui non so se ho già fatto una cattura, sapete? No, mi sa che l'abbiamo già fatto, perché abbiamo già esplorato. Va bene. Iniziamo ad affrontare anche questi allenatori. Margi, oh, Margi con Explode. Non ho curato Valchiria! Purtroppo, perché con un bel Focal Colpo avrei potuto infliggere dei bei danni a questo Explode. Fa niente, andiamo a cambiare Pokémon e andiamo a mettere in campo... Adrian, tu hai pure Focal Colpo, giusto? Sì, ce l'hai anche tu. Quindi andiamo a mettere di nuovo Adrian. Sto rischiando a fare questa cosa, perché metti caso Explode mi usava inseguimento, poteva buttarmi giù il Pokémon. Cos'è che ha usato? Precisione diminuisce, perfetto, io devo pure usare Focal Colpo. Ecco, lo sapevo, appunto. Mulinello, e io ho Assorbacqua, grazie. Focal colpo, ok, la seconda volta è quella buona. Sbam. Ciao, Explode. Allora, o Valchiria la curo o la metto dietro. Dlarz, deciditi.
Livello 25 per Adrian nel frattempo. Bruce livello 22. Duckface livello 19. Cos'è che vuole imparare urlo? No. No, 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 no. Bene. Allora, vediamo un po'. Quindi devo curare assolutamente Valchiria. Di qua ci sono, ecco, appunto, lotta in doppio. Come non detto. E io ovviamente sbaglio sempre a entrare nel menu. Volevo entrare nella borsa, sono entrato nel menu dei Pokémon. Ah. Allora, super pozione per Valchiria in arrivo. Eccola qui. Andremo a farci questa bella lotta in doppio con Valchiria e Bruce. Che ne dite? Sì, va assolutamente bene. Bene. Ami e Mimi gemelle. Oh, con Marowak e Draddigon. Va bene. Non sono proprio i più indicati i miei Pokémon, assolutamente no. Perché se Draddigon mi usa la mossa Drago, su Bruce me lo fa fuori proprio in due secondi. Quindi Focal Colpo su Marowak. E beh, potrei usare Oltraggio, ma non me la rischierò mai. Cambio Pokémon e metto in campo... Voglio mettere Atem. Diamo un po' di spazio ad Atem. Dovrei darlo anche a Duckface, in effetti. Foca il colpo! Intanto non fallisco, meno male. Un buon danno, dai. Mi aspettavo un pelino di più. Aia! Mi ha fatto male. Guarda come si scagliano tutti contro Atem. Poverino, è il nuovo arrivato. Allora, foca il colpo di nuovo. Dovrei buttarlo giù e poi direi un bel... Beh, palla ombra e stab, quindi palla ombra su Draddigon. Ha evitato l'attacco. Figuriamoci! Drago Bolide, oh mio Dio, no, ti prego non buttarmelo giù, ti prego non buttarmelo giù. Atem! Ok, ok, pensavo peggio. Osso raffica. Ok, per fortuna ha colpito Valchiria. Ragazzi, nelle lotte in doppio si rischia tantissimo. Palla ombra. Oh mio Dio. Ok, ci vuole una sostituzione ulteriore. Duckface non lo metto perché se mi fa osso raffica me lo butta giù. Quindi mettiamo Adrian. Non posso nemmeno mettere Omega perché mi fa di nuovo Drago Bolide. Vabbè che adesso che ha usato Drago Bolide gli sono calate le statistiche. Però ancora palla ombra. Andiamo. Io intanto cosa ho fatto? Mi sa che ho sbagliato. Dovevo sostituire... Oh mio Dio, perché? Dovevo sostituire Atem. Vabbè. Oddio, quanto sto rischiando. Oddio, sto rischiando troppo, ragazzi. Cioè, poteva farmi la mossa su Atem e me l'avrebbe buttato giù. Due volte ho rischiato. Due volte. Dannazione. Ho sbagliato a fare il cambio. Cioè, ho sostituito Valchiria. Vabbè. Allora, facciamo le cose bene, eh? Direi... Fendifoglia. Vabbè che ormai Draddigon è innocuo perché gli sono calate le statistiche un sacco. Poi cambiamo Pokémon e mettiamo in campo Duckface, dai. Tanto lo sto cambiando adesso. Non penso che mi farà una mossa terra adesso su di lui. Osso raffica, tipo. Per favore non farlo. Anche perché non ho molte opzioni. Intanto Piovischio. Vai, Fendifoglia, perfetto. Marowak ce lo leviamo. Odio le lotte in doppio quando c'è una Nuzlocke. Veramente. Ho rischiato due volte. Ah. Andiamo, ristabiliamo il controllo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dai, forza, su. Nitrocarica. Tanto non attaccherai. Ok, abbiamo finito questa lotta in doppio dannata che mi ha fatto salire l'ansia a livelli indescrivibili. Livello 20 per Duckface nel frattempo. Sconfitte Ami e Mimi. Oh. Molto bene. Oh mio Dio, nemmeno il tempo di respirare un secondo.
Miguel Pokefan. Oh. Oh, Togekiss. Wow. Direi foca al colpo. Ah no, aspetta, è di tipo volante. Quanto sono scemo. Coda drago. E mi fa cambiare Pokémon. Va bene, ci può stare. Anche se qui un Pokémon come Omega ci starebbe meglio. Ah, Fango Pece, ok. Allora, direi Nitro Carica. Vabbè, ma siamo sotto la pioggia, ragazzi. Oggi tutto ci marcia contro. Aumenta la velocità. Wow, grazie, è utilissimo. Diventa velocissimo. Wow. Non posso mandare Omega perché se mi fa Coda Drago veramente. Me lo frega tantissimo. Ha usato una mossa di tipo folletto, vero? Ok, Omega è fuori questione. Se usassi pistolacqua forse sarebbe meglio. Oddio, Coda Drago mi fa cambiare di nuovo Pokémon. Allora, se metti Omega con un colpo. Eh no, mi ha messo Bruce. Povero me. Andiamo Bruce, possiamo farcela, eh? Facciamo oltraggio. Non è fa. È di tipo folletto! Stupido! Non ce la farò mai proprio, veramente. Non ce la farò mai a ricordarmi le cose in tempo. Ma sbaglio è andato K. Appunto. Ok, Valkyrie a livello 24. Per fortuna non abbiamo perso Bruce con la nostra disattenzione sui tipi dei Pokémon. Faccio sempre, veramente, faccio sempre sbagli di questo tipo, ragazzi. È che ho veramente una memoria pessima. Allora, incendio. Che ha pochissimi PP, quindi io veramente no. Direi di no. Blocchiamo l'apprendimento, dai, basta. Via, ciao. Adrian livello 26. Hatem livello 20. Abbiamo sconfitto Miguel Pokefane che ci ha dato un pelino di problemi, un pelino proprio. Problemi causati da noi però, eh. Ah, siamo arrivati alla fine del percorso, qui abbiamo una super guardia e lì ci sono altri due allenatori, credo. Cioè, non so se tutti e due siano allenatori. Questo sicuro. Sì, infatti. L'altro forse no. O forse sì. Che se poi è una leva Pokémon, da quello che mi è sembrato di vedere, dovrebbe avere 6 Pokémon. Se è un vero alleva Pokémon. E la cosa mi fa paura alquanto. Allora, Valkyria contro Shelgon. No, proprio no, direi. Cambiamo Pokémon. Mandiamo in campo. Direi Omega. Voglio mandare Omega. Voglio sbrigarmela subito. Adesso mi fa una mossa di tipo drago e me lo butta giù. Dai, confido. Vabbè, ragazzi. L'avevo detto per scherzare, eh? Non ero sincero. Vai con oltraggio. Via. Duckface livello 21. Prossima scelta Lanturn. Lascio Omega tranquillamente. Come on, Magi di Fe. Perché? Perché la vita deve essere così nei miei confronti? Perché? Che io poi la mossa super efficace ce l'ho, ma il fatto è che adesso sono confuso. Ah no, che poi non è super efficace. Lui è acqua elettro, quindi. La stiamo rischiando un po' troppo, direi. Oddio, avevo ancora la baccarancia su Omega. Dai, Omega, su! Oh, bravo. E che cavolo gli devo fare? Gli devo fare una mossa di tipo erba, tipo, sì. Oh mio Dio. Perché Lanturn, che ha il doppio tipo così insidioso, deve avere pure magidifesa?
Voglio scomparire. Seriamente. Oh, mio Dio. Ok, super pozione, dai. Ragazzi, qui veramente, cioè, uccido qualcuno. Andiamo su. Terapia stato. Antiscottatura. Guai a te se me lo bruci di nuovo. Anche perché mi fai calare l'attacco con la scottatura. Io ho bisogno dell'attacco. Vabbè, me lo usa di nuovo. Adesso mi brucia di nuovo. No. Stranamente, no. Andiamo su. Possiamo iniziare a fare sta lotta o no? Almeno dal lato mio. Ok, fuoco pugno di nuovo. Guai a te, veramente guai a te se me lo bruci. Sì, ma mi leva un sa. Brutto colpo mi ha fatto. Cioè, su, seriamente. Cioè, o me lo brucia o mi fa un brutto colpo. La smetti o no? Oddio. Andiamo. Beccata. Ok, che è pure super efficace, però almeno mi toglie molto meno. Ah. Posso? Sciottalo, ok, oh mio Dio! Oh mio Dio! Magi difesa! Ombra artigli. Ah, ok. Oddio, sì, lo dicevo nella scorsa parte! Finalmente una mossa stab decente. Direi di togliere Drago Furia, che tanto non la userò mai, perché tanto non andrà a segno mai. Abbiamo un'altra mossa stab dell'altro tipo su Omega. Alleluia. Ragazzi, mamma mia, che lotta difficile. Ah, perché? Perché proprio a me devono succedere queste cose? Andiamo a cambiare l'ordine dei Pokémon. Mettiamo Adrian davanti. Andiamo a sfidare lui? Che non è un allenatore, perfetto. Allora, questo lato del percorso l'abbiamo finito. Contando che la Quizzoteca penso di farmela nel prossimo episodio. Io lascerei al prossimo episodio, a questo punto, anche questo percorso. Quindi, per oggi direi che ci possiamo anche fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito. Ricordatevi di lasciare un bel pollice in su, soprattutto per lo sclero di Lanturn. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!